Bene, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove tratteremo l'argomento dell'elasticità. In particolare andiamo a calcolare l'elasticità di un bene rispetto al prezzo dell'altro bene, ovvero per esempio come varia la quantità domandata del bene X al variare del prezzo del bene Y. E quindi in questo caso la chiameremo calcolo dell'elasticità incrociata, in quanto andiamo a calcolare l'interdipendenza tra due beni. Ma andiamo a vedere più nello specifico.